Si chiama Claudio Hernández Santos, all'epoca aveva 25 anni di età, sembra che parlasse con Dio per ben, o meglio da ben, 21 giorni di tempo. La figlia le diceva, di nome Areli Naomi Proctor, di 3 anni, che era posseduta e che da giovane non sarebbe dovuta diventare una madre di famiglia. La convinzione della possessione diabolica era data anche dal fatto che Areli si svegliava, piangeva, urlava in maniera periodica in notte fonda. Per questo motivo ha deciso di fare un esorcismo con l'aiuto del fratello René Aaron Hernández Santos di 20 anni e del padre pastore che si chiama René Trigueros Hernández di 60 anni di età. La portò quindi nella chiesa Iglesia Apostoles y Profetas di San José, in cui suo padre era pastore, per andarla a liberare dal demonio, dal essere lo spiritello malvagio. I familiari quindi hanno sdraiato Areli nel pavimento della chiesa a quattro spade con la mamma, che la tiene intorno alla vita e al collo per far sì che il demone venisse fuori, sputasse fuori. Claudia provò anche ad aprire la bocca con le mani e a metterle ben 2 dita in gola mentre lo zio e il nonno pregavano per lei. Va bene. Le versioni dei familiari a livello giudiziario divergono, le dinamiche però sembrano essere effettivamente parlando molto simili tra di loro. Uno degli adulti le teneva il collo, un altro per l'addome, il terzo per le gambe. La bambina piangeva, si addormentò per ben 2 volte, Claudia avrebbe sferrato il colpo mortale, afferrando il collo di una figlia e quindi facendola andare a vomitare o meglio a rimettere. Va bene? In pratica la bambina non c'è più, infatti durante questo esorcismo è morta. La bambina, ripeto, si chiamava Areli Naomi Proctor. Ecco, come vedete, a volte la psiche umana arriva a livelli indicibili, come nel caso di specie. Si pensa che una persona abbia il maligno, lo si deve togliere, si fa un'umana manovra terribile, devastante e si causa la morte in una bambina di soli 3 anni di età. Bene, non aggiungo altro. Areli Naomi Proctor, riposi in pace. Amen.